cosa vuoi creare nella tua vita? Che cosa vuoi ricevere nella tua vita? Cosa vuoi manifestare? Pensaci un attimo e fai dentro di te un piccolo elenco. Bene, se vuoi puoi anche scriverlo. Ora quello che ti chiedo è questo. Quello che tu hai elencato, che tu lo abbia fatto nella tua testa o che tu l'abbia scritto, è frutto dei tuoi pensieri oppure di ciò che ti suggerisce il tuo cuore? Perché questo fa una grande differenza. Sai, molto spesso noi pensiamo di desiderare alcune cose, perché pensiamo che la nostra felicità risieda in quelle cose. Che siano valori materiali, famiglia, che siano viaggiare, che siano avere una casa più bella, qualsiasi altra cosa, non è importante l'argomento, l'importante è da dove arriva questa informazione. Perché molto spesso noi lavoriamo tutta la nostra vita e ci spingiamo oltre proprio per poter ottenere, creare, manifestare dei sogni, dei desideri che magari non sono i nostri sogni, i nostri desideri. Magari sono delle informazioni che ci sono state un po' inculcate dalla società, dall'educazione, dai genitori, dalle persone attorno a noi. Perché magari tutte le persone attorno a noi hanno vissuto in quel modo e allora noi abbiamo pensato che fosse il modo giusto di vivere. Ma ricordati che non c'è un modo giusto di vivere. Quindi, ora che ti dico queste cose, pensa un attimo e ascoltati soprattutto un attimo. Le cose che tu hai elencato poc'anzi arrivano dalla tua testa o dal tuo cuore? Perché il tuo cuore ti mette in connessione con la verità, con la tua unicità, con quello che davvero è importante per te vivere e realizzare in questa vita. Il cuore ti connette con la tua anima, mentre la mente è più connessa alle paure di non manifestare, secondo i parametri che ti sono stati insegnati, la felicità. Quindi se tu pensi di dover essere in un certo modo, o vivere alcune esperienze per essere felice, sappi che già sei sulla strada sbagliata, perché la felicità è uno stato che tu scegli. Dopodiché, seguire il tuo cuore, quello che l'anima ha in mente proprio per te, per questa tua esistenza, è ciò che ti aiuterà a sentirti più realizzato, più soddisfatto e sul cammino corretto per te. Pensaci, e se senti alcune resistenze ad andare oltre quello che magari ti è stato insegnato con le migliori intenzioni, questo non lo neghiamo, allora forse hai bisogno di una mano e sicuramente il metodo Divine Connection ti potrà essere d'aiuto. Quindi ti suggerisco di entrare sul gruppo Facebook Divine Connection e di imparare ad utilizzare il metodo proprio per manifestare la vita che la tua anima ha in serbo per te. La miglior vita che tu possa mai immaginare. Ciao, al prossimo video!